50 anni fa, Richard Sennett, sociologo e critico letterario, scrisse una delle sue opere più rivoluzionarie, Usi del disordine, in cui sosteneva che l'ideale della metropoli pianificata e ordinata fosse perfetto e pericoloso, producendo un ambiente fragile, asfittico e quasi restrittivo. Oggi Sennett scrive ancora e lo fa con l'architetto e attivista Pablo Sendra nell'opera Progettare il disordine, tentando di tracciare un'etica della città aperta che alimenti anziché soffocare, unisca più che dividere e sia propensa al cambiamento rifuggendo l'immobilismo. Richard Sennett e Pablo Sendra mi offrono le parole giuste per definire la questione di questa seconda puntata di intervallo, ovvero l'affollamento, la concorrenza per lo spazio abitabile e le migrazioni involontarie, dovute anche a questi motivi. È un argomento complesso, quasi scottante direi, che sicuramente non può essere esaurito in pochi minuti, ma per il quale quello che ci interessa qui è un esercizio di sottosopra, una specie di capovolgimento del pensiero comune. E se fosse proprio la migrazione climatica ad essere la soluzione più urgente e non dunque più il problema? Io sono Roberta Rocelli, direttrice del Festival Biblico, e questo è Intervallo, uno spazio per riguardare ai temi della contemporaneità suggeriti da Genesi. Cominciamo! Alcune delle persone più intelligenti e creative del mondo stanno utilizzando tutta la loro energia per organizzare una specie di logistica di migrazione di massa, per una migrazione di massa. Come è possibile gestire il veloce trasferimento di centinaia di migliaia di persone in luoghi in cui possono essere più felici e più sane? Quali zone avranno un clima più sicuro? Come creare spazio per una serena convivenza? Sono le parole dell'incredibile, lucidissimo libro Immagina, di Jane McGonigal, grazie al quale imparare ad esercitarsi alla scienza del futuro, ad immaginare quanto verrà per farsi trovare più pronti e creativi e magari essere capaci di rovesciare le questioni trattando i problemi come soluzioni. Ma facciamo un passo indietro e andiamo a vedere cosa dice il libro di Genesi. Siamo nel secondo capitolo. Dio ha da poco creato il mondo in un contesto di pace e armonia per l'uomo e per la donna, i primi da lui scelti, ovvero Adamo ed Eva. I due si muovono liberi in un giardino così bello e meraviglioso da sembrare un santuario. Stanno nudi e senza vergogna alcuna. Ma sappiamo tutti qual è l'epilogo della storia. Eva decide di mangiare il frutto proibito dall'albero della conoscenza, corteggiata come è stata dal serpente che le instilla il dubbio sulle parole di Dio. E così facendo Eva indirizza la storia, apre gli occhi, i suoi e quelli di Adamo, e la vergogna li costringe a coprirsi. Ho deciso di riprendere da qui le fila del discorso perché da quel momento abitare insieme non sarà più una faccenda semplice. Le difficoltà economiche, l'intensificarsi degli impatti dei cambiamenti climatici e l'instabilità politica oggi costringono milioni di persone a lasciare la propria casa in cerca di un futuro migliore, dando così luogo ad una crescente insicurezza e incertezza. Tutta questa cosa si definisce migrazione involontaria ed è una delle principali preoccupazioni per milioni di persone. Vi diamo un dato. 34 milioni di persone nel 2020 sono scappate dalla propria casa e questo è un massimo storico. Spesso sono scappate a causa di un conflitto. Tuttavia oggi in molti paesi gli effetti persistenti della pandemia, l'aumento del protezionismo economico e certe nuove dinamiche del mercato di lavoro potrebbero tradursi ulteriormente in barriere all'ingresso per i migranti, in cerca di fatto di un'opportunità per un'esistenza migliore o comunque di un rifugio. Le crisi umanitarie sono destinate ad aggravarsi perché i più vulnerabili non avranno altra scelta che intraprendere viaggi più pericolosi. E già oggi è così. Le pressioni migratorie aumenteranno le tensioni internazionali sempre più utilizzate come strumento geopolitico. E infine i governi dei paesi di destinazione dovranno gestire le relazioni diplomatiche e lo scetticismo dei propri cittadini verso i nuovi arrivati. È una situazione via via più complessa, decisamente politica e umana.
con il rischio di incrementare gli esiti crudeli ai cui stiamo già assistendo. Abbiamo deciso di parlarne con Alessandra Morelli, delegata dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati tra il 1992 e il 2021. Dottoressa Morelli, quali scenari intravede rispetto alla migrazione involontaria e perché soprattutto siamo arrivati fino a questo punto? Parlare di rifugiati oggi, di sfollati interni, di movimenti forzati, involontari, sia che rimangono all'interno del proprio paese, sia che riescono a attraversare una frontiera internazionale per cercare rifugio, pace, speranza, respiro in un altro paese, vuol dire soffermarsi e capire il perché la fuga per molte persone rimane il solo strumento per poter andare verso la pace, per poter ricominciare il proprio vivere. Vuol dire soffermarsi sulle guerre dimenticate, vuol dire comprendere quali sono i diritti disattesi in una guerra, vuol dire comprendere cosa vuol dire dal punto di vista psicologico il camminare continuamente verso una meta di vita migliore, sradicandosi ogni giorno, dimenticando quei valori che invece noi conosciamo, che sono quelli della cittadinanza, che sono quelli dei diritti, che sono quelli di sognare un futuro e costruire una vita migliore. Oggi 100 milioni di persone, la stragrande maggioranza, il 70%, sfollati interni, quindi andiamo anche un po' a svilire quell'immagine, immaginario collettivo che l'Europa verrà invasa, mentre invece le statistiche ci parlano di persone che ancora all'interno del proprio paese in conflitto tentano di restaurare e di proteggersi. L'altra maggioranza sono i rifugiati che vengono accolti, quindi il valore anche dell'accoglienza come principio di solidarietà e di cura dell'umano. Di media oggi un rifugiato è in esilio per più di 30 anni. Siamo in molti paesi in terza generazione di persone che vivono in campi profughi o che vivono in situazioni temporanee e che non riescono a tornare a casa. Questo ci fa capire come oggi il mondo non sa dialogare di pace. Oggi preferiamo abbandonare la parola della mediazione che è propria dell'umano e affidarci alle armi e affidarci all'embargo. Non c'è solo la guerra, ma c'è la tempesta perfetta purtroppo dei cambiamenti climatici, del livello del mare che si alza. Nel 2050 le Nazioni Unite, la Banca Mondiale, prevede un movimento importante dovuto alla mancanza d'acqua, dovuto a una desertificazione che aumenta e cambiamento climatico e guerre sono sempre più collegate. Capacità di dialogo, capacità anche di adattarsi con le politiche di accoglienza, di assistenza, di accompagnamento. Guardate, sono tutte parole che fanno fatica a entrare nella politica oggi. Quindi le crisi dell'umano si risolvono con il DNA dell'umano, per creare spazi di convivialità. Grazie dottoressa Morelli. Ripensare al futuro preservando le vite nel presente è probabilmente la sfida che abbiamo davanti senza farci inghiottire dai tempi morti, dalla soffazione di immagini e corpi senza vita, mentre noi stiamo al di qua, al limite del di qua al sicuro. Non esistono azioni impersonali senza conseguenze e forse servirà un segnale luminoso, anche minimo, quasi innocente, per sovvertire la logica degli attuali problemi con le attuali soluzioni. Intervallo finisce qui. Torneremo la prossima settimana in questo spazio nel quale esercitarci a guardare ciò che conta in un mondo sempre meno ospitale, ma pur sempre l'unico a nostra disposizione. Ciao!